Come promesso, questa sera vi farò vedere una ricetta napoletana, ovvero il casatiello. Spero di non offendere tutti i napoletani e che siate orgogliosi di me, accetto qualsiasi tipo di consiglio. Io faccio questa ricetta utilizzando la farina tipo 00, però so che si può fare anche con la manitoba o altre varianti, quindi accetto qualsiasi consiglio da parte vostra. Iniziamo, poi vi scriverò tutti gli ingredienti sopra. Dal totale ho separato una dose di farina che sono circa 95 grammi e la vado a mettere dentro la planetaria. Poi, sempre dal totale dell'acqua, vado a mettere dentro la planetaria sempre anche questa quantità d'acqua che sono circa 100 grammi e la vado ad impastare. Una volta che si è formata tipo una pastella, andiamo ad aggiungere il nostro lievito sbriciolato, che sono circa 10 grammi. Una volta che il lievito si è sciolto, facciamo riposare con la pellicola il nostro impasto per circa 20 minuti, mezz'ora. L'impasto è pronto, vedete, è tipo una pastella. Lasciamo la foglia dentro e lo copriamo con una pellicola. Nel frattempo che il nostro preimpasto lievita un pochettino, intanto andrò a preparare il condimento, la farcia per il nostro casatiello. Ovviamente, diciamo, ci vuole il caciocavallo, un po' di pancetta dolce, il salame napoletano. Io adesso sto usando un po' di prodotti nostri che facciamo noi, quindi il salame, la spianata aquilana, un po' di pancetta tesa e del caciocavallo e del pecorino. Andiamo a preparare il nostro ripieno. Allora, potete farlo sia a listarelle che a cubettini. Io in questo caso lo farò a cubettini perché mi trovo più comodo. Ok, ci siamo. Ovviamente non vi do le dosi del ripieno perché potete farlo un po' a piacimento, a seconda di come vi piace. Se vi piace più bello carico, abbondate con i salumi e i formaggi. Se vi piace un po' più delicato, ne mettete di meno. Aggiungiamo anche il pecorino e aspettiamo che lieviti il preimpasto. Ok, ci siamo. Il nostro preimpasto ha già lievitato un pochino. Cosa facciamo adesso? Andiamo ad aggiungere il restante della farina e il restante dell'acqua. Rimettiamo tutto ad impastare. Ok, una volta che il nostro impasto non rimane più attaccato alla planetaria, cosa facciamo? Andiamo a togliere la nostra foglia, togliamo l'impasto che è rimasto attaccato, mettiamo il gancio. Quando il nostro impasto è andato per circa 5-6 minuti, andiamo ad aggiungere una parte dello strutto. Questi sono circa 100 grammi. E facciamolo assorbire. Lo strutto andiamo ad aggiungere circa 10 grammi di sale e un po' di pepe macinato. Trasferiamo il nostro impasto sulla spianatoia e lo lavoriamo un po' a mano. Lo pirliamo, come si suol dire. Una volta lavorato un po' a mano, andrò ad aggiungere un altro po' di strutto. Chiuderò il nostro impasto, lo rimetterò nella planetaria e gli darò gli ultimi 3 minuti a planetaria abbastanza veloce. Ok, vedete? Come vi dicevo, planetaria pulita, adesso prendete un po' di strutto e ungete la vostra planetaria. Prendete l'impasto, mettetelo all'interno, copritelo e lievitazione 3 ore. Finalmente ci siamo, le nostre 3 ore sono passate, guardate com'è bello lievitato. Adesso cosa facciamo? Andiamo a tirare fuori dalla planetaria. Ok, una volta allargato per bene, cosa andiamo a fare? Lo pieghiamo
così. E così. E lo andiamo a stendere poi al mattarello. Allora, la parte finale la possiamo tagliare, che ci servirà per fare le striscioline per le uova. Una volta steso per bene, che abbia lo spessore su per giù neanche di un centimetro, andiamo a mettere la nostra farcia. Una volta messa la nostra farcia, piano piano andiamo ad arrotolare il nostro, facendo tipo un salamino. Mi raccomando, non schiacciatelo troppo. Ok, fate attenzione a sigillare bene la fine e diamo una stesa. Prendete uno stampo per il ciambellone, ovviamente ungetelo se avete il burro con lo staccapace, io ho usato lo strutto visto che già ce l'avevo, e andate a posizionare il nostro salame all'interno dello stampo. Pasta che abbiamo ritagliato prima, andiamo a stenderla in maniera molto fina. Dopo facciamo delle striscioline non troppo spesse. Prendete le vostre uova, ovviamente ricordatevi di lavarle per ovvi motivi, senza che vi spiego il motivo esatto, perché tutti conosciamo, e andiamo a formare una sorta di croce. Ok, anche il nostro ultimo uovo è stato posizionato. Adesso facciamo partire la terza lievitazione per 2 ore almeno, sempre a 25-26 gradi, e dopo lo andiamo a cuocere. Ok, passate le nostre altre 2 ore, andiamo a spennellare il nostro casatiello con il tuorlo dell'uovo prima di metterlo in forno. Ok, finalmente ci siamo. Preriscaldate il forno ventilato a 200 gradi e prima di infilarlo dentro mettetelo a 180. Deve stare medio-basso la teglia per la cottura. Infilate. Quindi forno statico 180 gradi per 50 minuti. Eccolo qui, finalmente il nostro casatiello è pronto. Adesso lo lascerò freddare, ma non farò il taglio perché lo porterò domenica per Pasqua, lo taglieremo domenica, poi magari farò la storia. E sicuramente i più esperti di voi potranno già vedere se è venuto bene o no, magari scrivetelo nei commenti. E scusate per l'inconveniente di quella persona che mi ha copiato il profilo e vi ha invitato a inserire i vostri dati lì, e con l'occasione io vi auguro una felice e serena Pasqua. Lo chef Davide vi manda un grande bacio e vi voglio bene a tutti. Eccolo qui, il casatiello napoletano.